sapessero che l'acqua è di qualcuno, che risate mi farei. Il caso di Reggio Emilia è esemplare e aiuta a smontare tante strumentalizzazioni in questo periodo molto diffuse contro la pubblicizzazione o la ripubblicizzazione dell'acqua. L'acqua è stato il servizio idrico a Reggio Emilia, è stata gestita da un privato, con effetti che non sono di massima efficienza, di capacità di migliore gestione e di investimento. Questo è stato documentato attraverso un grande lavoro partecipato, degli studi di fattibilità, che hanno detto si può ripubblicizzare, ma non per una ragione astratta, ma per dare ai cittadini un servizio più efficiente e, aggiungo, per dare ai cittadini quello che i cittadini italiani hanno voluto che accadesse con i 26 milioni che hanno votato a favore per restituire ai comuni il potere di gestire il servizio idrico con il referendum del 2011. Oggi questa opportunità è a portata di mano, si presenta come più efficiente, più vantaggiosa per i cittadini, malgrado i tentativi che sono stati fatti nell'ultimo periodo di aggirare il risultato referendario, introducendo in molte leggi dei paletti che rendono più faticoso, difficile l'intervento dei comuni. Questa è una operazione che deve essere fermata. È possibile farlo. Reggio Emilia è un terreno che può dimostrare due cose: che si rispetta la volontà dei cittadini referendaria e quindi si dà attuazione alla Costituzione e si fornisce a tutti un servizio corrispondente a che cosa? Al fatto che l'acqua è un bene comune, risponde a un bisogno primario rispetto al quale la voce dei cittadini diretta o attraverso le loro istituzioni, quella comunale in primo luogo, deve essere ascoltata. Ciao.